Una gara intensa, da ritmi molto elevati, nella quale nessuna delle squadre si è risparmiata. Frosinone che riesce a concretizzare il migliore di modi le occasioni che ha collezionato, oppure ci sono errori da parte vostra che vi rimproverate alla fine di questo match? Purtroppo, cioè, abbiamo fatto una bellissima partita, però purtroppo non abbiamo portato niente a casa, quindi diciamo che per due errori nostri abbiamo preso due gol. Il primo un po' sfortunato, perché la deviazione era fondamentale che mi ha scavalcato, e il secondo eravamo messi male, quindi secondo me se non prendevamo quel secondo gol si poteva portare almeno il pareggio a casa. Ecco, però dopo il gol del 2-1 si aspettava una reazione del Perugia, invece forse si è visto più Frosinone, forse è arrivato tardi, non avevate più la forza fisica per poter provare a pareggiare, perché poi dopo il 2-1 Frosinone non è che ha avuto grossi problemi da parte vostra. Diciamo che abbiamo speso tantissimo, perché comunque abbiamo fatto una bellissima grande partita, sempre lì, cioè abbiamo avuto anche molte occasioni, perché fuori casa non è facile, qua a Frosinone poche squadre hanno fatto così tante occasioni, penso, e niente, alla fine non abbiamo speso tantissimo, abbiamo fatto gol un po' tardi, penso, e non c'era più tempo per fare l'altro, cioè il secondo. Più rammarico o più consapevolezza delle proprie forze? No, rammarico. Penso che anche oggi tutti i cambi, quelli che hanno giocato oggi, hanno dimostrato che siamo una squadra competitiva, perché tutti quelli che oggi hanno giocato, che magari hanno giocato un po' di meno nelle scorse partite, hanno fatto benissimo. Quindi penso che possiamo dire la nostra in questo campionato. Ok, siamo così. Senti, una cosa ti volevo chiedere. Tu sei sembravi sul piede di partenza, a gennaio hai risposto con prestazioni davvero buone. Come hai fatto a mantenere la calma in quei giorni così concitati, insomma? Niente, il professionismo, quindi si fa tutto per rimanere sul pezzo. Mi sono allenato sempre benissimo, poi non sono andato via, mi è stata data l'occasione e spero di sfruttarla, diciamo, al meglio. Grazie. Okay,